In questa figura vediamo l'onda stazionaria. Questa in rosso è la pressione dell'aria che varia nel tempo. Ci sono i punti, gli antinodi, dove la pressione dell'aria mostra le oscillazioni più grandi e ci sono i nodi dove la pressione dell'aria non varia mai. Già dall'analisi visiva di questa figura si possono immediatamente trovare le posizioni dei nodi e degli antinodi. Intanto gli antinodi giustamente sono 7, perché questo è il settimo modo fondamentale di vibrazione, cioè la settima armonica. E infatti nella distanza di 300 cm tra gli altoparlanti ci sono 7 mezze lunghezze d'onda. La mezza lunghezza d'onda è questa, infatti ne contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Il primo antinodo, partendo dall'altoparlante A, si trova a un quarto di lunghezza d'onda spostato a destra. L'antinodo successivo si trova a 3 quarti lambda, cioè 3 volte lambda quarti. Infatti questa è una lambda quarti, un'altra e un'altra, sono 3 lambda quarti. Aggiungiamo altri 2 lambda quarti, quindi 1 e 2, e andiamo al terzo antinodo, che infatti si trova a 5 quarti lambda. E tutti gli antinodi sono distanziati tra loro di mezza lunghezza d'onda. Infatti vediamo, per esempio, tra questo antinodo e il successivo, la distanza è questa, che è esattamente mezza lunghezza d'onda. E infatti lo vediamo anche qua, da queste espressioni, 7 quarti lambda, 9 quarti lambda, si vede che sono tutte distanziate di mezza lunghezza d'onda. Quindi già in questo modo noi possiamo trovare tutte le posizioni degli antinodi. Infatti un quarto di lunghezza d'onda è 21,4 cm. Per calcolare un quarto di lunghezza d'onda è facile, ricordiamo che mezza lunghezza d'onda è un settimo di 300 cm, perché in 300 cm ce ne stavano 7 di mezze lunghezze d'onda. Quindi un quarto di lunghezza d'onda è la metà di un settimo di 300 cm, cioè un quattordicesimo di 300 cm. E quindi sono 21,4 cm. Poi prendendo questo numero, moltiplicandolo per 3, per 5, per 7, per 9, per 11 e per 13, otteniamo le posizioni di tutti gli altri antinodi, che sono questi valori qui, 64,3 cm e così via. Per trovare le posizioni dei nodi, che sono questi punti dove la pressione dell'aria non cambia mai, basta vedere che dove è il primo altoparlante e l'ultimo ci sono dei nodi, due nodi, e che tutti i nodi, come gli antinodi, sono distanziati di mezza lunghezza d'onda. Quindi abbiamo a 0 cm il primo nodo, qua, poi lambda mezzi, lambda, 3 mezzi lambda, cioè ogni mezza lunghezza d'onda c'è un altro nodo. La mezza lunghezza d'onda è circa 42,9 cm e quindi prendendo questa mezza lunghezza d'onda per 2, per 3, per 4, per 5 e così via, otteniamo le posizioni di tutti i nodi. L'ultima naturalmente viene 300 cm, l'ultimo nodo si trova sull'altoparlante B. Questo che abbiamo visto ora era il metodo, diciamo, visivo per rispondere alla domanda calcola almeno una posizione di interferenza distruttiva e costruttiva. In realtà le abbiamo calcolate tutte, sia tutti gli antinodi, le interferenze costruttive, sia tutti i nodi che sono le posizioni di interferenza distruttiva.